Natale nelle grotte, ovvero le festività natalizie, in uno dei luoghi più suggestivi della regione, le grotte di Castellana, appunto, che si preparano per la quarta edizione dell'iniziativa, uno dei cartelloni di eventi più suggestivi organizzati all'interno del complesso Ipogeo, tra i più belli e spettacolari d'Italia. Dal 3 dicembre al 12 gennaio, musica, appuntamenti teatrali e religiosi trasformeranno le grotte in un singolare contenitore culturale. Dire Straits Legacy, progetto musicale che vede riuniti sul palco gli ex membri della storica band inglese Giancarlo Giannini, Franco Battiato e Christian De Sica, sono solo alcuni degli artisti di primo piano della scena italiana ed internazionale che, sotto la direzione artistica del maestro Eugenio Finardi, si esibiranno nelle grotte. La grotta rimane protagonista ed è molto influente, quindi ho avuto la fortuna l'anno scorso di avere Baglioni, Bollani, Cristicchi che hanno saputo benissimo occupare quello spazio, e quest'anno per esempio Franco Battiato, Giancarlo Giannini saranno straordinari, i Dire Straits Legacy credo siano perfetti per entrare proprio in sintonia, nel vibrare insieme a questo luogo che ha qualcosa di sacro proprio. Nella Grave, cioè la prima delle caverne che si incontrano immergendosi nel complesso Ipogeo, location ideale per esibizioni dal vivo grazie ad un'acustica che permette di realizzare performance musicali particolari, si esibiranno le band internazionali e nazionali. Questo è stato il progetto della società Grotte di Castellana, ovvero sdoganare quello che nell'immaginario collettivo potevano essere le Grotte di Castellana come tappa di una normale visita di gita di istruzione e farla diventare invece un contenitore naturale che possa accogliere eventi di livello nazionale e internazionale. Penso al calendario di quest'anno che vede personaggi davvero di primo livello, ma penso anche a tutte quelle manifestazioni culturali, perché immaginare questa Grave, quindi quest'unica grotta al mondo che ha la peculiarità di avere questo collegamento verso l'esterno e che si presta naturalmente ad essere un contenitore culturale, immaginate in una caverna che ha come età biologica tra i 90 e i 100 milioni di anni.